Chieti oggi con un occhio alla situazione trovata quando iniziò il suo mandato. Umberto Di Premio, dopo aver ufficializzato con voce concorde e corale la sua ricandidatura a sindaco di Chieti, traccia un resoconto dei traguardi più importanti della sua città grazie al suo operato. È stato difficile ma credo che alcuni risultati importanti sono stati portati a casa ormai per l'intera città e per i cittadini. Eh, non parlo soltanto dei 63 milioni di lavori che abbiamo fatto in cinque anni, un record assoluto per le amministrazioni della città di Chieti, ma anche della tanta attenzione che c'è stata nei confronti del sociale, così come le tante iniziative che hanno portato ad innovare la macchina amministrativa. C'è molto da fare, certo, c'è ancora da fare, c'è da fare ancora di più perché i servizi siano ancora più efficienti, c'è da fare perché c'è da riorganizzare una macchina che non è più quella di qualche anno fa, ma è una macchina che ha pochissime risorse a disposizione e una crescente richiesta di attenzioni da parte dei cittadini. C'è da fare molto, ma noi siamo convinti, io sono convinto di poter continuare a lavorare come ho fatto in questi cinque anni, 24 ore al giorno per la mia città. Questo è quello che il Centrodestra, che io eh, stesso ho in mente di fare, ed è quello che faremo, che stiamo facendo e che faremo ancora per la città di Chieti. Restano i traguardi da raggiungere. Tra le soddisfazioni espresse, quella di essere riuscita a diminuire la pressione fiscale in un periodo in cui altri amministratori hanno fatto impennare vertiginosamente le aliquote ai propri contribuenti. E per l'anno appena iniziato, la gestione della cosa pubblica si configura. Ancora più rigida e depauperata. Oggi noi abbiamo potuto consegnare alla città con l'ultimo bilancio una serie di riduzioni della tassazione eh, locale che eh, sicuramente hanno dato respiro alle famiglie, perché ci sono state diverse riduzioni e addirittura delle esenzioni per le famiglie, ma soprattutto hanno dato una speranza a chi vuole intraprendere nella nostra città un'attività eh, di tipo produttivo, commerciale, gli stessi studi professionali, ma anche eh, un aiuto a chi inizia un'attività e sa che non è soltanto lo spot di un anno, ma è il ripetersi di un'attenzione dell'amministrazione, tant'è che i benefici sono spalmati nei tre anni.